Piove da una settimana. La radio dice che è stata la pioggia. E la pioggia è pericolosa. Il personaggio si chiama Lidia ed è una ragazza che vive in queste case abbandonate e colpite da questa pandemia che si suppone sia portata dall'acqua. E vive con il nonno Simone. Perché appunto ha perso i genitori nella prima ondata di pandemia ed è stata accolta insieme al nonno in una casa vicina dove c'è quest'altra famiglia di cui fa parte anche poi l'altro attore principale che è Marco Foschi, ossia Arno. Pandemia è proprio un film pieno di ricordi molto, molto forti, di varia natura, sia proprio per gli incontri fatti a prescindere dal film. Per me Pandemia è un ricordo felice già dal primo incontro con Lucio, dalla fase, diciamo, del provino, dalle prove. Comincia a far freddo. Non c'è più corrente, né gas, né riscaldamento. Fabbrichiamo stufe con bidoni di metallo e bruciamo i mobili. Anche il mio vecchio pianoforte. Forse all'inizio, più che la storia, mi hanno molto attratto le persone, per cui appunto prima Lucio, come ho detto prima, perché appunto si è subito innestato questa comunicazione, questo ascolto reciproco di proposte, e poi anche perché comunque Marco Foschi era un attore che conoscevo già dal teatro, per me era un attore bravissimo, invece lui è un attore bravissimo. Di teatro, che insomma avevo sempre visto e non avevo mai avuto il piacere di lavorarci, quindi tutto, diciamo, era perfetto perché io volessi fortemente fare questo progetto.